Liguria, Lombardia e Sicilia ai primi posti in questa finale nazionale del campionato della cucina per casalinga. A presiedere la giuria Mimmo D'Alessio, vicepresidente vicario dell'Accademia Italiana della Cucina. Com'è andata? Bah, molto bene, diciamo che ancora una volta vediamo questa nostra cucina italiana è composta da tante eccellenze che le varie regioni si distribuiscono in modo egualitario, quindi abbiamo dei sapori e dei gusti meravigliosi che per questo rendono la cucina italiana la migliore del mondo. Rispetto alle altre edizioni, che gara è stata a livello tecnico? Beh, devo dire che così come cresce la manifestazione, cresce anche il livello dei partecipanti. Devo dire che c'è stata molta molta attenzione nella cura dei piatti, anzi devo dire che forse per essere una cucina di casalinghe forse c'era anche troppa attenzione nella preparazione, nella presentazione del piatto. I gusti naturalmente eccezionali, e quando c'è la tradizione di mezzo vuol dire che un piatto è stato collaudato più di una volta, ha resistito nel tempo, il gusto è assicurato. La Liguria si impone in questa finale nazionale del campionato della cucina per casalinga al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. A presiedere la giuria il primo cittadino nonché presidente della provincia, Ottavio De Martinis. 11 elaborati in gara, come li ha trovati? Ma sicuramente c'è un grande lavoro dietro, quindi complimenti a tutte le casalinghe in gara. Ogni piatto appunto doveva rispecchiare i colori e i sapori di una regione, e devo dire che la casalinga che in qualche modo ha composto il piatto della Liguria con un coniglio ben fatto è stato il piatto che più di tutti ha saputo rappresentare in tutte le componenti appunto la regione, e peraltro dando un ottimo gusto al composto, quindi complimenti a lei, ma complimenti a tutte le casalinghe in gara.